nella profilazione accurata di ciascun individuo, in modo tale che l'individuo si senta responsabile verso se stesso e verso lo studio a cui decide di partecipare per l'andamento e per il controllo dei fattori di rischio. Quindi il nostro scopo è abbassare in ciascun individuo il suo livello di rischio modificando i fattori dannosi che sono modificabili. I cittadini saranno, assieme ai ricercatori, i protagonisti assoluti di questo trial. Che genere di appello si sente di rivolgere loro? Io credo che la cosa importante sia che ciascuno di noi si senta in qualche modo responsabile del suo stato di salute verso la comunità. Quindi abbiamo una doppia responsabilità, quella di cercare di, tra virgolette, di stare bene per noi stessi, ma soprattutto per la comunità, perché così facendo quello che viene, diciamo così, impiegato in termini di risorse nel sistema sanitario nazionale può essere dedicato anche ad altre attività.